Ragazzi, non è possibile. Io con i ragazzi sono davvero una frana. Non riesco mai a combinare qualcosa. Già solo quando chiedo a una ragazza di uscire, la possibilità che mi dica di sì è la stessa che Bergamo Alta venga allagata per l'alta marea. Sarà che forse sono un ragazzo un po' atipico, vecchio stile. Non so, per esempio. A me piace mandare le lettere invece di utilizzare questi metodi moderni come WhatsApp, Messenger, eccetera. E dunque, 2 anni fa, una sera d'estate a Riccione, ho conosciuto una tedesca, Claudia. E ragazzi, è stato davvero un colpo di fulmine. Tant'è che dopo solo mezz'ora eravamo già a letto. Io nel mio e lei nel suo. Comunque, siamo rimasti in contatto anche dopo l'estate, solo che le avevo detto che appunto non mi piaceva utilizzare WhatsApp, eccetera. E quindi ero talmente cotto di lei che le inviavo una lettera al giorno. E lo facevo col cuore, davvero. Tutti i giorni le spedivo una lettera. Finché si è innamorata del postino. Vabbè, recentemente invece. Ho conosciuto un'altra ragazza online, tale Giulia, e incredibilmente ha accettato di uscire con me. A Bergamo stavano tutti bene, non era successo nulla. E così l'ho portata a bere in un locale e lei ha bevuto una Fanta. Io invece, per fare colpo, ho preso 2 birre, 3 whisky, un mojito, 2 gin tonic, 2 vodka lemon e un Cuba Libre. Lei poi mi guarda e dice: Giangi, ma tu hai problemi con l'alcol? No, bevo tutto. Dopo un po' di tempo poi mi chiama al telefono e mi invita a casa sua perché finalmente aveva casa libera. Io quindi sono andato a casa sua e ragazzi, non c'era davvero nessuno. Nemmeno lei.